Ciao, in questo video voglio mostrarti come modellare un testo attraverso lo strumento Alterazione Marionetta. Lo troveremo qui, nella palette degli strumenti, a fianco alla voce Strumento Trasformazione Libera. Ha la forma di un marker, di un pin, di uno spillino e lo possiamo trovare nella parte, diciamo, centrale della palette strumenti. Esiste anche in Photoshop, ma viene soprattutto usato per modellare le immagini e i soggetti all'interno delle immagini. Andiamo dunque a selezionare lo strumento testo. Per comodità utilizzeremo un font come Freud Normal, morbido, giocoso, con gli angoli delle lettere particolarmente arrotondati, in modo da poter vedere in modo evidente l'effetto dello strumento sulle singole lettere. Una volta che abbiamo scritto la nostra parola con il tasto Shift da tastiera e il clic sinistro del mouse, andiamo ad ingrandire la nostra parola. Vedremo che automaticamente anche le dimensioni della parola sono aumentate qui nella parte alta, nel pannello dinamico di Illustrator. Potremmo vederlo anche naturalmente nel pannello carattere. A questo punto andiamo a selezionare subito lo strumento Alterazione Marionetta. In automatico, selezionando lo strumento marionetta, in un tempo che va dall'istante a 1 massimo 2 secondi, la parola viene tracciata come se andassimo sul menu oggetto, espandi, espandi aspetto. Quindi significa che il testo non è più editabile e possiamo naturalmente andare a modificare le singole lettere attraverso lo strumento alterazione marionetta come se fossero tracciate dei tracciati chiusi. Automaticamente lo strumento va a creare dei perni, cioè dei punti all'interno delle lettere, o di tutte o di ciascuna o di alcune lettere, che ci permettono, andandoci a cliccare sopra, di spostare e già modellare le singole lettere in qualunque direzione noi vogliamo e anche eventualmente attraverso una distorsione interna o delle rotazioni. Questo lo possiamo fare da un perno o dall'altro. Io sto lavorando su questa lettera, ma potrei lavorare anche su questa, dove per esempio ce n'è solo uno e io posso andare a spostare la lettera. Dove ce ne sono due vuol dire che l'altro fa da contrappeso, mi permette appunto di andare a fare i primi modellamenti. Come vedete, vengono create automaticamente delle trame all'interno delle lettere e la forza sta nel creare nuovi punti di modellamento facendo un semplice clic. Come vedete, automaticamente sul perno c'è il simbolo più, significa che io sono nella possibilità di andare ad aggiungere nuovi punti per l'alterazione marionetta. Andando a creare un punto, io posso poi subito dopo, con lo strumento selezione, andare a spostare e quindi in questo momento io sto andando a modellare la lettera facendole assumere forme diverse rispetto all'originale. Questo naturalmente lo posso fare andando ad alterare qualsiasi punto e qualsiasi parte della lettera. Faccio un clic, creo il punto, poi torno sul punto creato e lo vado a spostare. Questo mi permette, in simbiosi anche con gli altri punti creati, di andare a modellare la lettera così come desidero. Ora, facendo un clic all'interno della lettera e mi sposto leggermente dal centro, vedrò come si attiva subito il comando della rotazione. Significa che io posso andare a ruotare il perno sul punto della lettera e vedrò come questa rotazione ha effetto su tutto il resto della lettera o comunque sulla parte della lettera vicina al punto marker che ho creato. Significa appunto che io potrò andare a creare dei rigonfiamenti o delle restrizioni della forma. Ecco, andiamo per esempio su questa lettera, la R. Vado a creare un doppio punto perché uno mi serve per collocarla all'interno dello spazio, quindi dell'area, l'altro per modellare appunto il punto esatto della lettera in cui vado a creare, ad aggiungere il marker. Ora, attorno al punto posso andare a ruotare il perno e di conseguenza avrò un modellamento della forma che agisce appunto nell'area vicina al perno. Andiamo sulla lettera E. Posso andare a creare il mio modellamento semplicemente roteando attorno al perno oppure spostando il perno. Chiaramente deve esserci già un perno all'interno, questo mi permette appunto di fissare un punto di origine e modellare tutto attorno.
come vedete, posso roteare l'intera lettera, allargarla, restringerla, oppure andare ad agire sui singoli punti o sulle singole parti della lettera, andandola letteralmente a modellare come fosse una gomma. Questo mi permette di creare effetti molto simpatici che possono essere adattati a grafiche non soltanto adatte alla dimensione dell'infanzia, ma a grafiche giocose che hanno a che fare con parti, eventi, insomma. C'è da sbizzarrirsi e qui soltanto la fantasia può porre freno a quello che possiamo fare con questo strumento. Io sto agendo su una singola parola, immaginate sulla singola lettera o su una parola dedicata magari ad un evento particolare. Per uscire da questo effetto io farò semplicemente un clic all'esterno con lo strumento selezione diretta. Per tornare a selezionare la singola lettera userò lo strumento selezione diretta, la freccia bianca, selezionerò la lettera che voglio andare a rimodellare e di nuovo lo strumento alterazione marionetta. Una volta che avrò ottenuto l'effetto desiderato, potrò semplicemente andarlo ad esportare, ad esempio selezionando col tasto destro esporta selezione, e lì deciderò il tipo di formato di esportazione, tra quelli presenti, PNG, SVG, un formato vettoriale per il web tendenzialmente, o PDF vettoriale naturalmente, perché ricordiamo che tutte le lettere sono state tracciate. Qui deciderò il percorso di destinazione dove andare a salvare, quindi a esportare i file, in questo caso la scritta, per poi utilizzare nuovamente questa scritta all'interno magari di una grafica già in lavorazione, che può essere all'interno di Photoshop o all'interno di Adobe Illustrator stesso. Ciao, grazie e alla prossima!